A Secchiano va in scena una delle partite più belle degli ultimi 5 anni dei Nova Feltria. La squadra di Giorgia abbraccia il figlio prodigo Filippo Baldinini, nativo di queste parti, che torna a vestire la maglia gialloblu dopo l'ultima apparizione in Serie D di appena 2 mesi prima, tra le file del Pineto, dal girone F di Serie D al girone F di Promozione Romagna. Baldinini riabbraccia la sua dimora trovando l'esordio, gol e vittoria, ma quello che piace è la prestazione collettiva della squadra che si libera per giunta in rimonta in una partita difficile dell'Asar che 7 giorni prima aveva liquidato in esterna con un poker alla Sampierana. Con questo recupero Nova Feltria a giro di boa conclude con 23 punti all'attivo nel girone di andata, i migliori di sempre nella Promozione Romagna. La gara mette in vetrina da subito lo scambio Toromani-Niang, conclusione di quest'ultima con il pallone che si accomoda sul fondo. L'Asar in contropiede mette la quinta, la discesa di Alberto non viene tramutata in rete da Spaventi. La vis però non rimane a guardare, la conclusione di Ciartini è comoda presa per l'attento Mauri. L'indemoniato Spaventi trova la sponda involontaria della retroguardia di casa, ma la sua conclusione si perde a lato. È sempre il numero 8 a creare scompiglio, apertura in direzione Marchionna con Andreani che risulta provvidenziale con una parata di piede stile Garella. Il duello si ripete quando il numero 10 ospite prova a colpire direttamente da calcio piazzato. Il Nova Feltria sul fine di tempo protesta per questo fallo di mano non sanzionato dal direttore di gara sul tentativo di testa a cura di Boschetti. La padronanza della sfera a cura degli uomini di Giorgi produce un gioco attento anche se prevedibile. In questo caso Toromani fa la barba al palo. Per notare quanto detto in apertura di servizio vi facciamo vedere questa azione che dimostra l'entusiasmo portato dall'innesto di Baldinini. L'ex capitano del Sant'Arcangelo di forza recupera la sfera, allarga per l'ex Forlì Pavani, quale Sant'Arcangelo piazza il pallone al centro di rigore per Niang, che in questo caso imita un Niang più titolato, quello che per intenderci giocò tra le file del Milan qualche stagione fa. Il primo tempo termina qui, la ripresa si annovera per 3 marcature, ma sono tutte da gustare. La gara si sblocca grazie a Marchionna che da calcio piazzato vince finalmente il suo duello personale con l'ex Sant'Arcangelo Andreani per l'1-0 ospite. Il Nova Feltria non si scompone, va vicinissimo al pareggio con questa grande torsione di Vivo che non trova il bersaglio per questioni di centimetri. Questioni di centimetri che risultano decisivi poco dopo, quando da questo calcio piazzato Amadei svetta di testa, la traversa ribatte il pallone sul piede caldo di Baldinini che da 2 passi realizza alla prima il suo primo gol con la nuova maglia e il pari del Nova Feltria. Ma attenzione, per coloro che pensavano che la gara fosse finita qui, beh, si sbagliavano di grosso. Ecco che Nova Feltria trova il telepass per oltrepassare la difesa avversaria. Niang in posta, Radici accudisce la palla, la pulisce per bene con una pallombella o un pallonetto se preferite che vale gioco, palla ed incontro a favore del Nova Feltria. Vento di passione Radici torna a fare quello che gli riesce meglio, i gol, ritrovando l'istinto di killer che aveva avuto qualche stagione fa tra le giovanili del Nova Feltria. 2-1 e rimonta completata per un girone di ritorno sicuramente da giocare con maggiore consapevolezza dei propri mezzi.